Non sono sicura che la questione morale sia completamente slegata dall'istituzionalità che la morale cattolica ha dentro di noi. Perché come si fa a definire che cosa è morale e che cosa no? Anche dal punto di vista, cioè, di dottrina. In base a quale criterio c'è la scissione? Chi lo decide che cosa è morale? Allora, questa è la domanda chiave, nel senso che la storia della filosofia morale è molto interessante, perché per lungo tempo, in parte ancora adesso, il pensiero religioso ci dice ci sono dei principi che vengono fissati e che vengono fissati in particolare dalla fede, eccetera, eccetera. La filosofia si è sganciata da questa rappresentazione della morale e però è finita con il rischio del pieno soggettivismo, cioè Kant dice il senso morale dentro di me, eccetera. E poi hai una tendenza a soggettivizzare la morale, cioè quello che senti morale o immorale. Questo porta alla fine a quello che si chiama relativismo etico, cioè ciascuno la pensa come cavolo gli pare. Ecco, cosa che è devastante dal punto di vista sociale, non avere la possibilità di giudicarsi a vicenda, di giudicare se stessi, di non avere valore. Il salto mortale, magari il triplo salto mortale senza riesserci riuscito, che io cerco di fare è dire: possiamo avere una capacità dentro di noi di giudicare un male e un bene senza guardare gli alti valori, ma a partire dalla nostra esperienza da un lato e da alcuni principi che sentiamo come profondamente nostri, naturalmente non tutti, ma gran parte dell'umanità. E su questo il segreto della vita di cui parlo alla fine del libro sta nel essere un disvalore, un male, che tutti consideriamo spregevole, in relazione al fatto che contrasta con noi stessi. Ma di noi stessi, no? Una visione individualista. Non è una cosa individualistica perché io sostengo che è una cosa che possono sentire tutti. D'altra parte, uno dei grandi principi del nostro tempo, che è che esistono i crimini contro l'umanità, si basa su questa idea. I crimini contro l'umanità sono crimini in quanto una persona è in grado di capire che non dovrebbe farlo e lo fa lo stesso. Allora, in certo senso è questa morale qua che mi interessa. È una morale che è, per certi versi, soggettiva perché la persona deve riconoscere il bene o il male, però contemporaneamente non è arbitraria, non è totalmente soggettiva per cui ciascuno la pensa come gli pare. Si può dire che guarda le conseguenze della tua azione, del tuo agire di fronte al problema della convivenza umana? Allora, questo è il grande tema etico posto da Weber, la morale delle conseguenze, la morale delle intenzioni, eccetera. Io non credo che si debba parlare solo delle conseguenze. Mentre nel libro sulla violenza parlo anche molto delle conseguenze, perché la violenza ovviamente ha delle conseguenze anche fisiche, eccetera, o comunque psicologiche pesantissime. Nel campo della viltà, non necessariamente, ci sono delle viltà che sono solo tra te e te stesso e che ti rimangono addosso tutta la vita nel ricordarti come ti sei comportato. Magari non se ne è accorto nessun altro, e però tu ti accorgi di essere stato vile. Quindi, secondo me, le conseguenze, certo, ci sono, a volte sono quelle che determinano il male, a volte. Invece, quello che determina il male è soprattutto questa contraddizione profonda che si può sentire tra sé e se stessi. Io non dico che tutti la sentano, esistono persone che si sono abituate alla viltà, che ci vivono dentro la viltà, eccetera, per cui anche la stessa libertà di scelta si annulla. Però sono casi abbastanza eccezionali. Io per il libro sulla violenza, una delle cose che voglio chiarire assolutamente è che i sadici non sono il mio problema principale, i sadici sono un fenomeno di perversione relativamente minore. Nei lager nazisti i sadici li tenevano molto sotto controllo perché creavano confusione e volevano quelli che obbedivano agli ordini. Cioè, proprio ci sono dei regolamenti nei lager nazisti in cui dicono che bisogna tenere molto sotto controllo i sadici perché creano disordine. Allora, è la stessa cosa un po' per la viltà. Ci sono quelli che sono vili proprio perché si sono creati questo habitus. Prima di tutto, secondo me, non sono nati, ci si sono abituati. E in secondo luogo, secondo me, non sono quello che più ci deve interessare. Quelli che non sentono più la contraddizione, in fondo,
sono personaggi che possiamo dare per morti, ma non sono i personaggi più interessanti anche dal punto di vista etico. Dal punto di vista etico, secondo me, quello che è interessante è la persona che vive la contraddizione e fa le sue scelte. Dopodiché la libertà di scelta ha delle variazioni. Ci sono persone che sono in condizione di fare scelte perfettamente libere, persone che sono in condizione di fare scelte più difficili, eccetera. Però, per esempio, c'è un paragrafo del libro dedicato ai totalitarismi. Dedicato ai totalitarismi, dove per scelta uso più la letteratura sovietica che non quella sulla Germania nazista. E Carlo Bonadies, il mio editore, quando gli ho detto, poi c'è una parte dedicata ai totalitarismi, mi ha detto, ma quello è ovvio che i totalitarismi provocano umiltà. Io gli ho detto, no, è ovvio che provocano paura, perché questo lo fanno scientificamente. Ma la viltà è un meccanismo più complicato. Cioè, il totalitarismo provoca paura, ma poi ci sono alcuni che diventano delatori, alcuni che mollano le persone nelle situazioni più difficili, pur avendoli avuti per amici fino al momento prima. Ci sono tanti altri che hanno solo paura, che può generare viltà, ma può anche non generarla. Non so se è chiaro quello che sto dicendo. Allora, la parola morale è una parola sfuggente. Tu puoi dire, vabbè, non parliamo di morale se non quando ci sono dei valori. E io dico, ci può essere una morale dei valori e una morale del vissuto. Questo mi interessa. A me interessa la morale del vissuto. Perché come morale dei valori saremmo tutti non violenti. Saremmo tutti pacifisti, saremmo tutti bravini. Però poi la violenza invece è una presenza spaventosa nella vita umana. E allora bisogna capire che anche quella è una contraddizione. Che tutti sentiamo che la violenza ha qualcosa di forte, e del resto c'è un nesso tra la parola violenza e la parola violazione, che è evidente. Però d'altra parte poi la violenza è una presenza dappertutto nella vita umana. Il Novecento, poi, che è stato il secolo che si è voluto più non violento, eccetera, è stato quello che ha ammazzato più gente nei modi più feroci. A me interessano le contraddizioni. Quindi una morale che parte dalla contraddizione, non dai principi.